andiamo a fare questa missione. Andiamo. Allora, hai raggiunto un punto di non ritorno. Entrando nel ristorante interrompi tutti gli incarichi secondari. Sì, ho già fatto tutto. Ok. Cristo, mi sento male. Non mi piace per niente. La trova di porcellana è il peggio del peggio. Lo so, farò attenzione. Questo non credo proprio che sia il tuo forte. Senti, al primo segnale di guai ce ne andiamo. Ha sgomberato tutto. Merda. Eccellente. Sei venuto? Sì. Allora facciamo. Grazie per l'incontro. Figurati lì. Sono io a ringraziare te. Prima di parlare dei dettagli. Credo di doverti una spiegazione. Voglio dirti perché ho cambiato idea e ho deciso di aiutarti. Non potevi sapere se fidarti di me, se Yorinobu aveva ucciso tuo padre. Invece adesso... Lo sapevo, fin dall'inizio. Tu lo sapevi? Tutti i membri del consiglio lo sapevano. Nessuna delle persone coinvolte ha mai creduto nell'avvelenamento. I dettagli erano disparati, incoerenti. Lo sapevi, ma non hai fatto niente. Perché? Ieri hai scoperto all'improvviso di avere una coscienza. Mio padre aveva i suoi difetti, lo so. So bene che non era un santo. Quando doveva eliminare un nemico, lo faceva senza un briciolo di pietà. Un comportamento che Yorinobu non tollerava. Ma per mio padre, infine, giustificava i mezzi. Saburo Arasaka ha sempre dato importanza a una cosa sola. Vuoi sapere cosa? La famiglia? I legami che uniscono. Sì, la famiglia. Io dovevo esserne il cuore, per sostenerla, per assicurare continuità. Stabilità, per non oppormi mai. Ah, Yorinobu doveva avere istruzioni leggermente diverse. Yorinobu ha dichiarato guerra a nostro padre, ma è un Arasaka. È la mia famiglia. Non mi aspetto che tu capisca. Voglio solo che tu sappia che non mi oppongo volontariamente a mio fratello. È difficile. È tuo fratello. È stato difficile e sarà difficile. Diciamo che capisco. Ma perché hai cambiato idea? C'è stato un allarme durante la parata. I protocolli di sicurezza erano stati violati. Lì abbiamo avuto i primi dubbi. Che sono aumentati nel tuo nascondiglio. Quando la squadra d'assalto di mio fratello è arrivata non per salvare, ma per uccidere. Yorinobu non si sarebbe fatto problemi a sacrificarti. A mio fratello non è mai importato niente di noi. Mio padre aveva ragione. Io sono stata allevata per diventare il cuore della famiglia. È ora che gli Arasaka ascoltino il loro cuore. Faremo giustizia. Hai portato il Soul Killer, come eravamo d'accordo. Dito sul grilletto, non dire niente. Sembri nervosa. C'è qualche problema? Ma... non lo so. È la terza volta che quella B passa qui intorno. Qualcuno ti ha seguito? Non distraiamoci. Hai portato il Soul Killer. Ovvio che non ho il Soul Killer. Direi che non ci conosciamo ancora così bene. Tieni alta la guardia. Comprensibile. Ma non è necessario. Siamo qui perché so come salvarti la vita. Posso portarti al Mikoshi. Cioè? Il Mikoshi non esiste nel mondo reale.
ma i suoi punti d'accesso sì, e uno è molto vicino. Dove? Qui a Night City, sotto l'Arasaka Tower. Dobbiamo andarcene. Adesso. Vuoi andartene? Cosa te lo fa pensare? Non intrometterti, così posso ascoltarla. Mattati. Ah, sarà un vero disastro. Siediti. Abbiamo poco tempo. Allora, vediamo un po'. E tu mi aiuterai in cambio di... mio fratello. Sentito? Sento puzza di bruciato. Occhio a non scottarti. Deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. Dillo e basta. Sarà più facile. Voglio che sia punito. Sei ancora un po' vaga. Lo vuoi morto. Voglio che la Arasaka Corporation sappia la verità. E come pensi di fare? Yorinobu. Hanako-sama. Sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Presto Yorinobu convocherà una riunione del consiglio. Parteciperanno i rappresentanti di tutte le fazioni. È il momento perfetto per rendere note le circostanze della morte di mio padre. Ti porterò alla riunione e tu testimonierai contro mio fratello. Testimoniare? Senti, scusa la sincerità. Aiutami a togliere di mezzo Yorinobu e io ti aiuterò a sbarazzarti del costrutto. Vuoi che accusi Yorinobu davanti ai pezzi grossi dell'Arasaka? Presto dovrò tornare scemo, alla tenuta. Ma mi sembra un suicidio. Per non lo so. Ed è per questo che prenderemo tutte le precauzioni necessarie. Cioè, una tipo... lo vedrai. Ammettiamo che funzioni. E poi? Il trono dell'Arasaka è tuo. Come ti è venuta quest'idea? L'ho dato per scontato. E poi, Takemura mi ha detto che dovevi prendere il posto di Yorinobu qui a Night City. Tutti devono sapere qual è il proprio posto, Vi. È una cosa che mio fratello non ha mai capito. Io so qual è il mio e non ho intenzione di cambiare le cose. Anch'io conosco il mio posto. So esattamente da dove vengo. Forse, quando tutto sarà finito, chissà, potrò tornarci. Forse. Se dimostrerai il tuo valore. Cristo, mi viene da vomitare. Allora? Non mi piace per niente. Mi sembra che tu voglia usarmi. No. Io ti sto offrendo un'opportunità. Non sei la prima a farlo. Ma se fossi l'ultima, non ti conviene rifiutare. Leviamoci subito dal cazzo. Vi, stai bene? Sì, sì, è solo... stai sanguinando? Merda. A quanto pare non ti resta molto tempo. Non rimandare. Prendi una decisione. Ci penserò su. Un po' d'aria fresca ti farà bene. Speriamo. Porca miseria. Ce la devo fare. Ti avevo avvertito. Che fai? Succedere tra qualche ora e ti reggi a malapena in piedi. Ma io sono a posto. A me il corpo dà retta. Capisci dove voglio arrivare? Sì, ho capito. E non mi piace per niente.
Sono ancora in fuoco. Affronta la realtà. Prendi la pseudo endotrizina, fatti da parte e lascia a me i comandi. Ti porterò io al Mikoshi. Ah sì? Come di preciso? Di sicuro senza l'aiuto di quella stronza di porcellana. Non ce la faremo mai senza aiuto. Su questo hai ragione. Infatti mi porto Rogue. Non è ancora arrugginita del tutto. E poi mi deve un favore. Forse mezzo secolo fa ti avrebbe dato una mano. Ma ora mi pare improbabile. La convinco io. Abbiamo una certa esperienza in operazioni come questa. Ci facciamo strada nella Arasaka Tower come abbiamo fatto anni fa. E poi troviamo il modo di entrare nel Mikoshi. È la nostra unica possibilità. E Banam voleva dare una mano. Senti, lo so che tu e Banam ve la intendete. Lo capisco, credimi. Ma è proprio per questo che è un'idea di merda. Non coinvolgerla in questa storia. Anch'io ho fatto lo stesso errore una volta. Non mettere in pericolo la vita delle persone a cui tieni, per poi averle sulla coscienza. La nostra unica possibilità è all'afterlife, ora. E si chiama Rogue. Rogue. Non so. Pensi davvero che funzionerà? Con la sua esperienza, le sue risorse, i suoi contatti? Non esiste niente di meglio, Ensi. Fidati, funzionerà. Entriamo nella luce. Alta apre il Mikoshi e io distruggo quello. Perfetto, ti fai un altro tonnellino. Porco. Sensibilità alla luce è un buon segno. I tuoi nervi ottici non sono danneggiati. La mia testa. Ho quasi finito di stabilizzare il biochip. Mi sento come... Se ti stessero trapanando il cranio. Come... sono arrivato qui. Ti sei trascinato con le tue gambe, eri a pezzi. Hai fatto prendere un colpo a Misty. Dopodiché hai buttato giù il paziente che avevo sul tavolo. E hai preteso di essere curato subito. Digli che è stato il tuo angelo custode. Io... non ero in me. Lo so. E la cosa è un po' preoccupante. Dimmi le cose come stanno, Vic. Sei a un punto di svolta. Prova a tirarti su. Piano. Ci provo. Forse mi sta tornando la sensibilità. Ho detto piano. Un altro trionfo per i libri di storia. Beh, riesco a sedermi senza fatica. Ma direi che non hai buone notizie per me. Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Secondo me, non per molto. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. La tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Prendere in mano la situazione. Che cazzo credi che abbia fatto? Beh, qualsiasi cosa sia, continui ad arrivare sul mio tavolo. Vedi quella roba là sopra? Sì, che cos'è? Lì trovi l'ultima dose di pseudoendotrizina. Un regalo di Misty. Vuoi cedere alle voci che hai nella testa? Prendila. Fa un tiro. Spegni la luce. Esci di scena.
Oppure trova un altro modo. Scegli tu come va a finire. C'è anche un regalino da parte mia. Inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Hai sentito? Abbiamo un'ultima possibilità. Prendo io le redini. Endo Trizina, Rogue, Arasaka Tower. Questo è l'unico modo. Dacci un taglio, Johnny! Spetta a me decidere. E devo pensarci su. Vuoi pensarci, va bene. Ma non in questo scattinato dimenticato da Dio. Cazzo, V. Stai parlando da solo. Ah, ad alta voce, cosa? Devi decidere, e in fretta. Dovrei farcela. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Vado per forza a prendere le pillole. Non volevo prendere le pillole. Ehi, V, ho sentito... quello che pensi. Mi dispiace. Non avresti dovuto. Non è colpa tua. So cosa sta succedendo. E so che non sarà facile. Per nessuno dei due. Se non vuoi decidere qui, conosco un posto migliore. Certo, fai strada. Cos'ha di speciale questo posto? Una volta ci ho portato Jackie. Non è lontano. Jackie? Cosa c'entra lui con questa storia? Vedrai. Vieni. Ultimo piano. Aveva la tua stessa espressione. Chi? Jack? È finita, Chica. Sono fottuto. Non sembra il Jack che conoscevo. Era tanto tempo fa. Sua madre aveva appena scoperto che era entrato nei Valentinos. Credimi, la signora West da una parte, il ciumba della tua gang dall'altra. Nessuna scelta è quella giusta. La vita non è stata facile. Ah, ora va meglio. Aria. L'ho portato qua. Vedi quella? Vengo qui quando voglio stare un po' da sola con i miei pensieri. Non è una cattiva idea. Siediti e rimugina un po' anche tu. Grazie, Misty. Hai ragione. È un bel posto. Allora, cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città. Adesso ti lascio da solo. Fa con comodo. Cazzo, mi hai spaventato, lo sai. Pensavo che stessi per andartene. No, sono ancora qui. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No. Ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. Chiamo Panam. Panam. Voglio solo sentire la sua voce. Spero proprio che sia solo per quello. Ehi, Panam.
Lo sai che ore sono. Scusa se ti sveglio così tardi. Mi hai chiamato per questo. Per scusarti di avermi svegliato mentre dormivo. C'è una cosa che devo fare oggi. Il rischio è davvero grosso, ma devo farlo. Che cos'è? Non posso parlarne qui, proprio no. Allora chiudi becco e dimmi dove sei. In città? Sì. Ok, pianti al culo da qualche parte e aspettami, sto arrivando. Non capisci? Non posso più aspettare. Ha qualcosa a che fare con quello che mi stavi dicendo prima? Sì, proprio così. Beh, ti dico una cosa. C'è sempre una via d'uscita. Ecco cosa devi fare. Fa un paio di respiri profondi e pensa intensamente a quello che ti ho detto. Poi mi richiami. Sai perché? Perché sono qui per te. Ma... Fine della discussione. È andata bene. Non mi ha lasciato dire una parola. Forse è meglio così. Avresti detto troppo. Hai fatto bene a chiamare. L'avrei fatto anch'io. E abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già, poi hai cercato di uccidermi. Vedi, è questo che intendo. Ora invece voglio salvarti la pelle. Puoi lasciare che sia io a farlo. Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Se no, c'è l'offerta della Rasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Sai cosa ti dico? Proverò a chiedere aiuto a Panama. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. Sì. Sì. Proverò con Panama. Ho la sensazione che ti pentirai di questa decisione. E quando succederà, non ci sarò io ad aiutarti. Potrebbe essere la mia ultima corsa. Se non funziona, voglio solo esserci. Cosciente. Giusto. Vediamo nel Mikoshi. Johnny. Ok, ora sono da solo. Benissimo. Pronto a parlare? Pronto. Mi fa piacere. Allora dimmi. Devo entrare nella Rasaka Tower. Ora. Dico sul serio, sai la storia di Johnny. Se non faccio qualcosa subito, sono finito, morto. Rallenta. Primo, perché la Rasaka Tower? Perché sotto la torre c'è un punto d'accesso di... Beh, so che suona strano, ma... Una prigione d'anime. Una prigione d'anime? È difficile da spiegare, Viaolo. Si chiama Mikoshi. È l'unico posto dove io e Johnny possiamo dividerci una volta per tutte. La mia ultima possibilità. Quindi, scusa, ricapitolando. Per chiedermi di aiutarti a entrare nella Rasaka Tower? O morirà? Sì, una roba del genere. Più o meno è così. Ok. Cosa? Ok. Dove sei? Sono da Vic. Il bisturi? Ok, so dov'è. Puoi aspettare un attimo a morire? Sì, posso provarci. Beh, non muovi. Vengo a prenderti. Mi sembra la soluzione migliore, però, eh. Mi sembra la soluzione... Ok, andiamo a parlare con Misty. Qui succederà veramente un grosso casino.
essendo che noi siamo dei cooperativi, sono sicuro che questi ti vogliono utilizzare solo come un oggetto. Quindi col cavolo. Se loro hanno un altro modo, perché non risolverlo in quel modo? Sei tu, V? Sì, sono io. Sì, sono io. Quindi ora che fai? Aspetto il mio autista. Vieni dentro, aspettiamo insieme. E faccio solo questo finale, ragazzi, non faccio gli altri finali. Perché la storia si conclude con questo finale. È una scelta che ho fatto e andrò avanti così. Visto che devi aspettare, ti spiace se ti leggo le carte? Sì, perché no? Alcuni credono che l'incertezza sia un male che va scacciato con la divinazione. Secondo altri, il male è il cambiamento. Ma anche quello non è vero. Ogni minuto di ogni giorno diventiamo qualcosa di nuovo. Non dobbiamo temere il cambiamento, ma solo chi potremmo diventare. La cosa più importante è conoscere la nostra strada. Ho preparato questo schema appositamente per te, Johnny. Il tuo futuro è il suo futuro, e viceversa. Sono pronto. Cominciamo con te, B. Il matto. Che sorpresa. Cerchiamo di capire bene cosa significa. Il matto simboleggia l'inizio di un viaggio, l'annuncio di qualcosa di nuovo. È il fanciullo interiore, curioso verso il mondo, ma anche ingenuo e avventato. Mi ricorda molto com'eri quando ti ho conosciuto. Il bagatto. Una persona di grande talento e carisma. Un leader. Ricorda Johnny. La carta è al contrario. Simboleggia una tendenza alla dipendenza, un'instabilità mentale. Ok, decisamente Johnny. È un grande elemento di disturbo. Le ultime carte riguardano il vostro futuro. Gli amanti. Finalmente una carta che non mi mette i brividi. Equilibrio, amicizia, amore. Ah. B, mi stai nascondendo qualcosa? Ah? Cosa? Perché? Hai un'espressione strana. E io... No, è tutto a posto. Ok, e per Johnny? La luna. Beh, non mi sembra così male, no? Non lo so, V. La luna è un mistero. Credo che sia per te. Già, un mezzo piuttosto inconfondibile. Mi hai spaventato, lo sai. Non credevo che qualcosa potesse farlo.